esiste un luogo dal quale ammirare le vette più belle del Piemonte. E nonostante la sottile cresta, io e Gabriele non ci siamo lasciati intimorire. Perché deve finire sempre così? Vabbè, io mi chiamo Davide. Rallentatore. Rottame umano. E su questo canale vi racconto le migliori storie di montagna. Ci troviamo in Piemonte, più precisamente in Val Grande, una delle tre valli di Lanzo, a circa un'ora da Torino. Siamo arrivati qua tutti coperti, fuori c'erano meno 10 gradi, ma non appena è spuntato il sole abbiamo iniziato a sudare. Io mi tolgo anche i guanti, fa troppo caldo. Sicuramente non eravamo pronti al cambiamento climatico, figuriamoci la salita. Siamo partiti dalla borgata Rivotti e adesso stiamo andando al Colle della Crocetta. Lungo un sentiero che in 1300 metri di salita ci porterà alla nostra meta. Impiegheremo circa 3 ore, ci aspettavamo di trovare neve ma in realtà fa caldo. Ed è tutto sciolto. Più che me, era il mio caro amico Gabriele ad aspettarsi la neve. Gabriele è un po' deluso perché voleva la neve e l'unica neve che ha trovato è questa qua. Basta, finito. E non gli era bastata l'ultima batosta che ci eravamo presi, tra l'altro sempre qui nelle valli di Lanzo. Così, io con la mia sconfidenza e Gabriele con la sua inseparabile radiolina ci incamminiamo su per il bosco verso il Colle della Crocetta. Bene, adesso abbiamo finito gli alberi e saremo, diciamo, esposti al sole fino al colle. Abbandonare la copertura della vegetazione ci garantirà una bella abbronzatura autunnale, ma dal cielo, oltre che i raggi, arrivano un altro tipo di onde. Alessandria, temperatura esterna 6 gradi, vento debole. I nostri angeli protettori sono tornati, li sentiamo, vi sentiamo! A quanto pare abbiamo scoperto che i nostri angeli custodi sono di Alessandria. Diciamo che sono un po' lontani se avessimo bisogno di loro. Ma queste onde radio servono unicamente a farci compagnia in questa solitaria salita. L'aspetto di questi monti è irriconoscibile se pensiamo che siamo a novembre inoltrato. Il Piemonte affronterà di sicuro un nuovo anno di siccità. Di neve nemmeno l'ombra. Solamente qualche lastra di ghiaccio accompagna i nostri passi. Dai Gabi, fatti una slittata. Ti sfido. Ti spacchi la faccia. Qua proprio... ce la si fa? E solo alcuni ruderi contornano questi spogli versanti. Ultima traccia di civiltà prima dei 2000 metri. Cavolo, questo è il lumino più grande d'Italia. Wow, bravo. Complimenti, complimenti. Hai contribuito all'attracciamento dei sentieri. Guadagniamo sempre più quota, affiancandoci al rio Vercellina, le cui acque mi sembrano molto invitanti, perché ovviamente mi sono dimenticato di riempire la borraccia. Allora, Gabriele mi dice di non bere l'acqua del torrente, perché ci sono le cacche. Io non sono mai stato male, mai stato male. C'è la schiuma perché è stagnante, non perché ci sono batteri, no. Sfidando le mie difese immunitarie, non faccio in tempo a riempire questa borraccia che subito siamo colpiti da altre onde radio. L'aquila. La punta dell'aquila. Qui India Tango 9, India Bravo Mike. Loro come al solito non ci sentono, ma alla fine ecco la tanto attesa rivelazione. Agropoli, Santa Maria di Castellabate, queste cose qua l'ha messa a tappeto. È uscito il mare fuori. I nostri angeli custodi sono napoletani, l'abbiamo scoperto. No, finita di parlare. Addio, angeli custodi. Già se di Alessandria, questi angeli custodi sarebbero stati inutili. Figurati se di Napoli. Che fai, Gabri?
vedere l'acqua che scorre. Sembra che Gabriele non abbia mai visto il ghiaccio. Infatti, non appena raggiungiamo il lago di Vercellina, lui decide di pranzarci sopra. Se cadi, io non ti vengo a prendere. No, è pesissimo qua. Giusto un piccolo test, prima di provare con il proprio peso. Siamo arrivati in una conca bellissima che è sede di un lago e 100 metri sotto il colle. Quindi ce l'abbiamo quasi fatta. Colle della Crocetta. Forse pranzare prima di concludere la salita non è stata la migliore delle idee, ma sicuramente con rinnovate energie in corpo affrontiamo gli ultimi 100 metri di salita prima del colle. L'incredibile vista dal colle della Crocetta. 2641 metri. Assurdo. Un valico tra Val Grande di Lanzo e Valle Orco. Guardate, quello è Gabriele che fa il deficiente. Capitelo, non ha trovato la neve che voleva. E quello è il Gran Paradiso. In effetti dovevo immaginare che me lo sarei trovato davanti ai miei occhi, salendo su un colle che dà sulla Valle Orco. Il mio primo 4000, raggiunto con tantissima fatica più di un anno fa. Se ci penso, mi vengono ancora i brividi per quel traverso. Ed eccolo lì, ad un passo dal cielo. Sono davvero grato per esserci stato, ma torno subito alla realtà. Non è mica finita qui. No, no, ecco un altro traverso. Non come quello del Gran Paradiso, sia ben chiaro, ma abbastanza brutto da rendermi nervoso. Per chiudere l'anello, dobbiamo svalicare quest'altro colle, poco più in alto, lungo una sottile traccia che corre sulla cresta. Stremato, ma felice, la nostra salita di oggi termina. Rallentatore. Il rottame umano. Sono il fantasma di ciò che ero. Un solo attimo di respiro, prima di affrontare il ritorno a casa. Bene, adesso dobbiamo scendere e questa è un po' la situazione. Ma che Gabriele, eccotela la tua diavolo di neve. Sei contento adesso? Perché deve finire sempre così?